ero cittadino cileno e sono da 35 anni che sono qui, adesso sono cittadino italiano. E io mi sono trovato nella zona di Mazzacarrara nei primi anni 80 in questo paese e mi sono inserito nella lotta insieme con gli italiani, con le popolazioni, per difendere il territorio contro una fabbrica della morte che si chiamava la Montenzo. E mi ricordo benissimo che le assemblee che facevamo erano più o meno come queste, no? A Mazzacarrara. C'era Raul Gardini, che era il patrone della chimica, e abbiamo rischiato tutti per 12 anni, processi, denunce, cariche della polizia, per difendere il territorio, per difendere la salute. Perché dovete sapere che a Mazzacarrara la gente stava morendo tutta di cancro, i bambini nascevano malformati, e noi richiamavamo le popolazioni, io compreso che ero venuto di fuori, più di altri perché ero straniero, di essere accusati da terroristi. E questo non ha fermato la lotta, noi abbiamo vinto. Abbiamo vinto, oggi a Mazzacarrara quella fabbrica era morta e chiusa, e lo stesso ho fatto dopo quando sono venuto in Alessandria. Mi sono unito alla popolazione qui in Alessandria da 20 anni, per lottare contro danno di cencio. E anche lì facevamo le assemblee popolari, le assemblee dove tutti intervenivano, non c'erano capi né capelli, c'eravamo tutti cittadini alla pari, no? E ognuno aveva il diritto di dire la sua, certo alla fine qualcuno doveva tirare le conclusioni per andare avanti, perché non è che le cose si fanno così. Però andavamo avanti e abbiamo chiuso l'anno di cencio, perché voi conoscete, era questo dove passa il fiume Volvida, che è un fiume morto, è da 100 anni che ha provocato morte, cancro, migliaia di morti ancora oggi, sta colpendo la popolazione in quelle zone con queste malattie, però siamo riusciti a fermare anche quello. Io mi sento abbastanza bene oggi in questa assemblea perché voglio unirmi a questa battaglia. Sono stato già in alcune assemblee al Comitato di Alessandria e penso che le assemblee popolari abbiano il senso proprio del popolare. Quando i cittadini ci guardiamo in faccia e diciamo, beh, se bisogna vecchiare, vecchiamo insieme. Se bisogna difendere il territorio, lo difendiamo insieme. Se bisogna difendere la salute, se bisogna difendere quello che abbiamo, la nostra terra, lo difendiamo insieme. E allora nessuno ci potrà dire che siamo terroristi, perché abbiamo ragione per difendere quello che noi consideriamo giusto. Non sono i politici. Non sono i politici che ci danno a noi questo diritto, neanche lo Stato. Lo Stato non è quello che garantisce la nostra libertà. Siamo noi che la garantiamo, la libertà nostra stessa, quando lo Stato commette delle ingiustizie. E in questo caso sta commettendo una grande ingiustizia contro le popolazioni. Contro le popolazioni dei cittadini civili, come ha fatto Barsusa, che ha militarizzato il territorio pur di voler schiacciare la volontà popolare. E questo noi qua nell'Alessandrino non dobbiamo permettere, non ce lo possiamo permettere, perché qui vivono i nostri figli, i nostri nipoti e le nostre famiglie. Grazie.